Io ringrazio tutti. Comincio con il sindaco, con l'assessore Luana Grossi e naturalmente Maurizio Suce e Siliano Simoncini, che per chi già li conosce non importa presentarli, ma sono due persone straordinarie. Per chi invece ancora non ha avuto modo di conoscere, li ha già apprezzati oggi, due persone straordinarie che si occupano di arte da sempre, da tutta la loro vita. E mi seguono ormai in un percorso trentennale. E Siliano prima, quando ha detto ancora, perché lui si riferisce al fatto che io di anni ce n'ho, perché è vero, io ero una studentessa, lui era uno dei più importanti professori dell'Istituto d'Arte, che è rimasto nel cuore a tutti i suoi studenti, anche a chi non ce l'ha avuto direttamente come me. E quindi io ringrazio tantissimo, quindi ringrazio l'assessore. E quando qualche tempo fa mi avete telefonato per farmi venire qui in occasione del Mese della Donna, sono stata proprio contenta. E oggi io, dopo avervi ringraziato davvero tutti con il cuore, poi vi abbraccerò e bacerò tutti, vi volevo leggere una cosa, che è una riflessione che ho fatto in questi giorni, che mi è venuta in mente di dirla proprio sul tema della donna. Ho pensato di scriverla e di leggervela. Un giorno sì e uno no, in Italia una donna muore. Non mi riferisco alle cause naturali a cui tutti noi esseri umani siamo soggetti, ma alle morti causate da qualcuno che normalmente asserisce di amarci, mariti, fidanzati, compagni e familiari. Ciò a cui quotidianamente stiamo assistendo è un vero e proprio bollettino di morte. Ogni volta che nei TG si apre la cronaca, temo di sentire le solite ricorrenti parole: pugnalata dal marito, uccisa dal padre o ancor più terribilmente per i figli, scomparsa. Finita dove? Dove qualcuno che ha giurato di amarla l'ha seppellita, l'ha bruciata, l'ha sciolta nell'acido o l'ha umiliata fino alla morte. Il 25 novembre 2012, giornata internazionale contro la violenza, sono state piantate 105 rose nel giardino della Biblioteca San Giorgio a Pistoia, testimonianze simboliche delle vite tolte ad un numero imprecisato di donne. Ed è stata apposta una targa che battezza l'area verde il Giardino delle Rose. Ancora oggi non abbiamo una documentazione precisa di quanto siano le donne vittime della violenza maschile nel corso del 2012 e nemmeno di quanto si sia allungato quel triste elenco fino ad ora. Alcune rose piantate nel giardino della biblioteca, dopo pochi giorni dal loro impianto, sono state danneggiate, sbarbate. Non si sa chi è stato: episodio vandalico, sopraffazione maschile o episodio goliardico. Io penso solo che non ci sia stato rispetto per la sacralità di un simbolo, per il significato e il valore che quelle piante rivestono per tutti noi e specialmente per noi donne. Si sradica una rosa perché non si può più controllare, assoggettare, addomesticare l'iniziativa femminile. L'orribile fenomeno a cui stiamo quotidianamente assistendo lo chiamano femminicidio. A me non piace questo termine. Il valore della vita umana è indissolubile e non è etichettabile la sua fine. Yoji Singh Pandey è morta dopo 13 giorni di agonia in seguito a uno stupro di massa e al selvaggio pestaggio inflittole da alcuni uomini su un autobus di New Delhi, pochi mesi fa. Il padre, che in altri tempi si sarebbe nascosto dalla vergogna, ha divulgato il nome della figlia, in modo che quanto accaduto le diventi fonte di indignazione e di ispirazione per tutte le vittime di reati sessuali. Da allora in India si è mosso un'onda di ribellione contro fatti come questi, che in quelle terre sono fatti quotidiani. A Malala Yousafzai, 14enne cresciuta in una sperduta regione al confine con l'Afghanistan, un uomo grande e grosso, un adulto barbuto, pochi mesi fa, era ottobre, le ha sparato in testa. Pensiamo a quanto siano state ritenute potenti e pericolose per una cultura talebana le parole di questa bambina, che alle sue istituzioni chiedeva solo giustizia sociale e istruzione garantita per tutte le donne. Oggi questa giovane si è ripresa, sta bene ed è candidata al Nobel per la pace 2013 e per me è davvero un esempio di vera forza e coraggio e credo che debba essere di ispirazione per tutte noi che cerchiamo una società più civile e rispettosa dei diritti umani. Grazie.